rappresentata a Sotega Vize. Cresce la rappresentanza della Confesercenti nel settore del turismo. Questa mattina è stata presentata il nuovo gruppo Assotel di Fano, Torrette Marotta, aderente al sindacato di categoria. Questa rinnovata vocazione sindacale un po' caratterizza il nuovo gruppo rispetto alla promozione che è stata sempre fatta nel settore del turismo, in modo particolare per quanto riguarda gli eventi che vengono organizzati dall'associazione. Un anno e mezzo fa, tra le cose che ci hanno chiesto, c'era proprio quella di una maggiore rappresentanza sindacale. I nostri associati chiedevano una maggior presenza sul territorio, una maggior tutela nei confronti delle istituzioni, e così abbiamo fatto. Abbiamo operato in primis su altri settori. Da inizio 2023 alcuni albergatori sono venuti a bussare alla nostra porta chiedendoci come e dove li potevamo rappresentare. Abbiamo fatto un incontro che, devo dire, è stato un incontro anche abbastanza veloce, perché sin da subito c'è stata comunità di intenti e tutti volevamo comunque remare dalla stessa parte. È scaturito che ad oggi abbiamo costituito Assotel Fano, Marotta Mondolfo e Torrette, che annovera l'adesione di ben 15 strutture alberghiere. Un progetto interessante, un numero di partenza interessante, che però, ecco, come dicevo adesso, deve essere per noi un punto di partenza, perché vogliamo migliorarci, vogliamo crescere e vogliamo rappresentare sempre al meglio le attività del nostro territorio. Quello che vogliamo cercare di ottenere come risultato finale è una rappresentatività di tutta la costa adriatica nel tratto che va da Gabicce fino a Marotta Mondolfo, perché riteniamo che soltanto condividendo non soltanto le problematiche, ma anche le iniziative positive, soltanto così facendo si può cercare di uscire dalle difficoltà, non posso dire dell'ultimo periodo, ma degli ultimi anni. Soltanto seguendo questa strada, a mio avviso, si può ottenere un risultato positivo, ma il risultato positivo lo si può ottenere soltanto se c'è collaborazione e sinergia anche con l'amministrazione, in questo caso l'amministrazione di Fano, ma anche quella di Marotta Mondolfo. Ecco. Presidente del nuovo gruppo è Giacomo Mori, giovane albergatore di Marotta, che prosegue l'attività di famiglia nel segno della tradizione, ma con uno sguardo, lui ha detto, alla contemporaneità. Piccola realtà, partendo dalle piccole problematiche fino ad arrivare poi alle grandi, se si riesce. Noi ce la metteremo tutta.